Empoli-Sassuolo, una partita non semplice, per niente semplice, soprattutto perché siamo in trasferta, siamo in miglioramento rispetto all'anno scorso e questo nessuno lo mette in dubbio. Abbiamo alcuni ex appunto dei nostri che sono passati la Empoli, tra cui Traoré, Dionisi e un altro che sinceramente non mi ricordo. Poi in più ci mettiamo che comunque Zanetti, vogliamo o non vogliamo, sappiamo che prima di Dionisi è stato cercato, Bairami è stato cercato. Degli altri giocatori comunque dell'Empoli sono stati cercati appunto del Sassuolo, quindi non è per niente una partita da sottovalutare. E poi comunque là in attacco, vogliamo o non vogliamo, siamo ancora di più, soprattutto in questa partita, in difficoltà, perché come ha detto Dionisi, ci manca ancora Berardi, ci manca Laurentè per squalifica, e per fortuna nostra che proprio in questa partita praticamente ritorna dal primo minuto Traoré, molto scemamente, anzi l'ha detto sicuramente, giocherà dal primo minuto, ma per fortuna. Ora poi bisogna anche vedere come lo ritroviamo, perché ok che comunque qualche minuto qua e là l'ha fatto, però non è mai semplice comunque ritornare da un infortunio dove ti ha portato fuori dal cavo per 5-6 mesi o quello che sono, giocare da titolare e giocare bene. Quindi bisogna anche vedere come giocherà Traoré, e poi vedere chi sarà la prima punta, perché è sempre là il punto di domanda: chi farà giocare Dionisi in questa partita? Pinamonti, che appunto è l'ex che non mi ricordavo, o Alvarez, che fino a questo momento con i gol ha fatto decisamente di più. Con le prestazioni molto scemamente ha fatto di più, anche se Dionisi dice il contrario, però per noi tifosi Alvarez ha fatto di più, e quindi bisogna un attimino vedere anche là. Poi bisogna vedere che partita sarà, se sarà la partita come l'andata dell'anno scorso che abbiamo perso, o se sia come il ritorno che abbiamo stravinto. Quindi io ovviamente spero che sia la seconda, quella che abbiamo stravinto, se non sbaglio male 5-1, 4-1, quello che erano, comunque ancora abbiamo subito sicuro. Quindi bisogna un attimino vedere per questo, poi per la live che domani c'è, vi assicuro che c'è, sarà come la settimana scorsa, visto che anche in questa partita si giocherà alle 3 e io anche domani finisco di lavorare alle 2, quindi devo fare un attimino tutto di fretta, e sinceramente spero di trovare il prima possibile comunque la partita, che comunque se volete andate a vedere la live scorsa, che praticamente non riuscivo a trovare la partita in tempo, poi comunque per fortuna l'ho trovata, quindi spero di trovarla il prima possibile. Detto questo, noi ci vediamo domani appunto con la live, e chi non segue la live con il video post partita. E niente, noi ci vediamo domani, e fino alla fine, forza Sassuolo!